Il taglio è fantastico finché. Per fortuna cerebellato Medical Group. Allora, a livello di campionato si è chiusa una stagione, sicuramente esito positivo, insomma, tutto sommato di questa stagione. Beh, assolutamente, assolutamente sì, oltre le nostre aspettative, sinceramente. E soprattutto i ragazzi hanno fatto un'esperienza importante nei playoff. Pochissimi di loro avevano sperimentato questi momenti ed è importante per loro adesso averlo fatto, perché magari ci potranno essere nuove occasioni. Adesso c'è questa esperienza in Coppa, questa particolare stagione. Cosa sabato si gioca, insomma, avete anche la possibilità di vincere questo trofeo? Beh, lo spirito con cui è iniziato è stato in qualche modo creato con le altre squadre, quindi col paese. Sì, assolutamente. Partito un po' in sordina, con un po' di diffidenza, però il feedback che adesso sto ricevendo dai vari presidenti è un feedback positivo, perché i ragazzi, dopo aver fatto questa esperienza, ritornano in club arricchiti. E questa credo sia una bella cosa per i giocatori stessi. E adesso questo è un periodo, insomma, anche per iniziare, diciamo così, a pensare alla prossima stagione. Nello sport si finisce una cosa e subito si deve pensare ad un'altra. Questo è uno dei problemi principali per chi fa il dirigente, no? Sì, noi siamo partiti nel 2022 con questi progetti e devo dire che la vera organizzazione così del Mogliano è partita l'anno scorso. A oggi praticamente abbiamo già definito quella che sarà la nostra nuova stagione sportiva, quindi a livello organizzativo siamo stati pronti e abbiamo messo in piedi, riteniamo, una bella squadra per il prossimo anno. Quindi avete già definito tutto, confermato ovviamente coach Caputo, che ha dato veramente un interessante disegno dal punto di vista tecnico e tattico a questa squadra. Bah, tutto il team dei preparatori, partendo da Serena, con anche Nicolò Fadalti, con lo stesso Salvo Costanzo, con Marco, devo dire che ci anche sono. La preparatrice atletica è stata ottima, no? Assolutamente, assolutamente. Si è visto nelle ultime partite in particolare. Sì, sì, ma non avevamo dubbi su questo. Hanno creato anche tra di loro un bel team di lavoro, belli affiatati, e poi, insomma, la squadra ne ha giovato su questo. Abbiamo visto già delle conferme anche a livello di giocatore Vaeno. E in percentuale, diciamo così, magari ci può già anticipare qualche cosa, ma in percentuale quante conferme più o meno, che idee vi siete fatti? Beh, il gruppo giocatori sostanzialmente è stato rinnovato praticamente tutto e ci saranno degli ingressi importanti che daranno ulteriore qualità già alla buona qualità che abbiamo creato in questi anni. Quindi anche, insomma, l'obiettivo. Italiani, stranieri? Troppo non si curioso. Può dire, no, non possiamo dirlo in questo momento, nel rispetto anche, insomma, delle persone stesse, vanno fatte le giuste comunicazioni. Comunque oggi il Mogliano ha già la sua squadra. Quindi sicuramente Caputo sarà felice di sapere qual è già il tono di questa squadra. Immagino a questo punto una rosa che, tra virgolette, potenzialmente potrebbe essere migliore rispetto a questa stagione, che già è stata ottima, e quindi puntando ovviamente anche il prossimo anno a raggiungere i playoff. Beh, l'obiettivo ce l'avevamo già l'anno scorso e bastava solo che i ragazzi ci credessero. Devo dire che il gruppo in questo momento è assolutamente buono e positivo. Abbiamo semplicemente fatto degli innesti per renderlo ancora migliore. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Darebellato Medical Group.